La recente esplosione nella cosiddetta cloud computing, in italiano la nuvola informatica, cioè l'insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware o software distribuite e visualizzate in rete, offerte da importanti aziende nel settore IT, sta portando ad un significativo aumento della domanda di energia sporca proveniente da fonti come il carbone e il nucleare. Secondo il rapporto di Greenpeace, How Clean is Your Cloud?, si evidenzia una crescente frattura all'interno del settore della tecnologia tra le imprese che stanno adottando misure per alimentare i loro data center con energia pulita, come Google, Yahoo e Facebook, e invece aziende come Apple, Amazon e Microsoft, che non attente all'impatto ambientale, scelgono di alimentare i sempre più numerosi data center con energie provenienti da centrali a carbone e nucleare. La relazione di Greenpeace si è basata sull'analisi di 14 aziende IT e le loro catene di approvvigionamento di energia elettrica per gli oltre 80 data center, valutando gli elementi chiave necessari per costruire una nuvola digitale pulita. Greenpeace chiede alle compagnie IT di essere più trasparenti sull'uso delle fonti energetiche, di condividere soluzioni innovative, di sviluppare politiche sulle localizzazioni dei data center in aree dove siano disponibili energie pulite e di investire o acquistare energie rinnovabili.